L'inizio è stato casuale, io ero un calciatore. Persino arrivato in nazionale, giovanile, poi soffia il cuore misterioso perché poi non è stato più riscontrato, ma lì per lì mi troncarono. E feci un corso di speleologia, debbi la fortuna col mio temperamento subito di curiosità di girare subito per il Nerone, la fortuna di trovare subito la grotta dei Cinque Laghi, chiaramente sotto il libro è ben documentato. Guarda, la mia moglie ha prima esplorazione entra. E la grotta è molto bella, un chilometro. Poi sai perché mi ha appassionato? Perché io ero, oramai questo era sui, avevo passato i 30 anni, ma con i soldi del calcio, delle serie minori, mi sono fatto l'università, ero quindi, prima ero geometra, biennio di ingegneria, il destino poi mi ha portato a biologia, laureato in biologia e insomma la speleologia mi dava modo di occuparmi. Intanto ero una bella atleta, la fatica e l'avventura non mi spaventavano. Ero capace di fare rilievi topografici per le precedenti studi. Appassionato di evoluzionismo, di biologia per lo studio della vita, e le grotte ti danno, è un laboratorio eccezionale, dopo ti dirò perché. La mia famiglia, io sono stato fotografo, ho fatto il videomaker, ho fatto anche un documentario con la Nazionale di Sacchi a diffusione mondiale e potevo con la speleologia riunire tutte queste esperienze, la paleontologia, e occupandomi di speleologia potevo occuparmi di tutte queste cose. Difatti quando mi dicono ma tu cerchi sta grande grotta al Nerone ti sfugge, ma se non la trovi sei in affrigatura, no, perché il viaggio è più importante, tutte le cose che scopri, che incontri, flora, fauna, reperti paleontologici, eventi anche di sociali, di comunità con gli altri, è tutto il viaggio che è bello. Poi se la trovo anche la grande grotta che cerco da più di 30 anni va bene, ma se non la trovo sarà valsa la pena trovare le altre 100, trovarci tutte le cose interessanti che ci sono dentro. E difatti, così riassumendo, per esempio gli orsi delle caverne, un giacimento di orsi delle caverne, i più grandi, tra l'altro i più grandi che si sono mai stati trovati, il più grande orso scomparso, estinto 20.000 anni fa, ha calpestato il Nerone e l'ho studiato e documentato in una grotta qui sulla Valle del Presale. Poi ti dicevo che mi ci sono laureato con la fauna, 37 specie descritte, ma 36 erano note, una mi aveva incuriosito perché è molto primitiva, vedetela, gli insetti derivano dagli anellidi, vedete ancora la bella metameria chiara, senza gli occhi eccetera, e ha portato l'esperto, era di Siena, all'Università di Siena, mi ha detto questa è una specie sconosciuta, ha niente in contrario se gli diamo il suo nome, feci un salto sul corridoio. Bene, ce ne sono 1,5 milioni ormai di specie descritte, ma una sopravviverà alla mia dipartita col mio nome, Deutera forura bani. Poi, vedi, al del 2000 abbiamo fatto il museo a Piobbico con la ricostruzione parziale dell'orso, molto parziale perché a fronte di 60 orsi determinati con crani, diversi crani anche interi, c'erano pochissime altre ossa. Significa che quella non è la grotta degli orsi. La grotta degli orsi dove ce ne possono essere migliaia, come capita più a nord in certe grotte. E dentro il monte, questi sono stati fluidati, i crani grandi geometricamente per il peso selezionati da un fluire sono rimasti lì, le altre ossa sono state portate via, il vero giacimento degli orsi è dentro il Nerone. E poi, cioè, perché io lo so che c'è sta grande grotta, questa degli orsi è una delle tracce, ma
la più importante dietro ce l'ho fatto anche le orecchiette e non ritrovo. Eccolo qua. Ah sì. Sulla versante sud a Pieia, vicino Pieia, del 2003, sorgendo da una frana, dalle rocce, l'acqua, poco dopo sta foto, l'acqua ha portato via la strada addirittura, sono metri cubi al secondo. Ma di norma ci sono 200 litri al secondo circa che riforniscono l'acquedotto di Urbino nella presa che è più a basso. Questo è un troppo pieno in caso di gran. E per giustificare questa quantità d'acqua ci vogliono chilometri e chilometri di gallerie che convergono gerarchicamente su una condotta finale che risorge qui. Quindi questo. Di più, i colleghi di Urbino hanno messo un tracciante del tutto inerte, assolutamente rilevabile strumentalmente, nella grotta delle Tassare, che è qui a nord-est. In fondo ne esce un ruscelletto. Hanno messo sto tracciante e dopo alcuni giorni l'hanno ritrovato all'acquedotto qui. Cioè l'acqua ha attraversato tutto il Monte Nerone. Quindi tre indizi fanno una prova, no? E poi il vento, quattro indizi. Su certi punti conosco dei punti dove c'è un vento bestiale che però viene fuori dalle frane, dalle fessure, non puoi entrare, che te testimonia dei vuoti, e i vuoti della montagna devono riequilibrarsi con l'esterno. Se arriva una perturbazione, si abbassa la pressione, l'aria dentro che è più densa vuole uscire. Quando ritorna il tempo bello, l'aria più densa dell'alta pressione fuori rientra, oppure fa da camino per differenze di temperatura. E quindi, ecco. Quindi tu hai iniziato ad esplorare. Che anni erano quando inizi? Primi anni 80. La grotta dei Cinque Laghi l'ho trovata dell'82. Quindi la grotta dei Cinque Laghi è tua? Cioè prima non ci si entrava, non era nota? No, l'abbiamo aperta io, Moravio Del Gaia, che è l'attuale presidente del CAI di Città di Castello, perché poi noi abbiamo fondato anche il CAI, e un altro ragazzo che si chiamava Sandro Bernabei, in tre siamo entrati. Io trovai una fessurina qui sulla parete dell'infernaccio di poche dita, sentì l'aria, come attrezzo ci avevamo solo impennato da, non so come lo chiamate qui, sì, la roncola, sì, tipica di boscaioli, quella lunga, però il sotto era terra, e con un po' l'incoscienza dei primi tempi, perché dopo in seguito sono rimasto anche incastrato, sono diventato più giudizioso, ci siamo spinti dentro buttando via l'aria dei polmoni, dentro, poi ci si è spalancato centinaia di metri di grotta, che sapendo le storie, avendo letto che le grandi grotte, le prime esplorazioni erano 50, 100, 200 metri, dico, qui ne abbiamo trovate in chilometro tutto un botto, chissà dove andremo a finire, invece lì è rimasta. All'inizio, se vuoi, la grotta dei Cinque Laghi è stata anche la fortuna, adesso non voglio usare la parolaccia, una fortuna del principiante, perché non ne sapevo molto del Nerone. Adesso so dov'è la frattura, dove è entrata l'acqua dei protofiumi un milione di anni fa, su quale frattura è il 95% delle grotte. Iniziano da questa frattura, da questo giunto suborizzontale che ha permesso attraversamenti, cioè fiumi sotterranei che hanno qui sotto i nostri piedi, ci sono le grotte dei Cinque Laghi più sotto, ma ce ne sono altre. Qui era tutto, e anche con il di là dell'infernaccio, prima che il fosso scavasse la forra un milione di anni fa circa, no? L'acqua entrava in questa frattura e ha formato tante grotte. Quelle che noi troviamo, grotta di Cinque Laghi, la grottina era la stessa che era già nota, poi ce ne sono altre lunghe 200-300 metri più. Sono tronconi, ma erano tutte in continuità. E continuano anche dall'altra parte dell'infernaccio.
che prima le grotte attraversavano l'infernaccio sotto roccia, poi il torrente, l'acqua si è abbassata, si è sprofondato tutto, e dai, pochi millimetri all'anno, ma la natura ha tanto tempo, e l'acqua che è acida, perché abbiamo anche l'anidride carbonica in atmosfera, l'acqua è debolmente acida, corrode e forma grotte, oppure se all'esterno forma le forre, i canyon. Nerone è anche bello per tanti canyon, tante forre che ci sono, e quello è uno sport molto più appetito e praticato, perché è più di apparenza, è più di divertimento, la mezza giornata è piacevole. La grotta invece, a parte quella che la fai per turismo, l'attraversamento di 5 laghi, molto bellino, piacevole, ma l'esplorazione è sacrificio, è freddo, è bagnarsi, è insistere. Questa delle forbici ha una storia particolare, no? Vengono i miei nipoti, Benedetta e Michele, e portaci a fare un giro. Allora vi porto a vedere delle grotte qua, grotta dei prosciutti, che facile. E per strada Michele con i calzoni corti, prima trova un buchetto. Dico, beh, questo tornerò a vederlo. Poi vicino alla grotta là dei prosciutti, sento un frescolino, c'era un buchettino di 4 dita sul sentiero, questo era 2 anni fa, e dico, qui sul sentiero, una posizione stranissima, strana sta cosa, comunque ci metto un segnalino, un sasso particolare. Dopo, l'anno scorso, vado a vedere quella, il primo buchetto, mi è venuta fuori una bella grotticella di 15 metri, vabbè, farò rilievo, andrà a rimpolpare. Poi dico, fammi vedere anche l'altro buchetto. Ci vado, apro un po' di più. Faccio bruciare un fazzoletto e mi viene fuori questo vento. Dico, bah, qui diventa interessante la cosa. Ci vado da solo con quei caldi bestiali, scavo. Sono divorato dai tafani, è sfinito. C'è anche una battuta per le ragazze. E si presenta un vasto arco. Una vera grotta, sembrerebbe. A questo punto avrei bisogno di una brava fessurista, ma non ne conosco nessuna. La battuta, no? Per chiamarle. Difatti, viene la Rachele. Perché vedo, mi spegne l'accendino. Allora la Rachele che fa? Adesso vado a pescare da un'altra parte. La Rachele esce tutte le sere, alcune sere esce dalle 6 dal lavoro da Urbino e mi porta la pizza da Piobbico. E fino verso mezzanotte scaviamo io e lei. Tenta dei passaggi in cui se gli passano i scarponi lei passa, cioè deve metterli di coltello. E non è una battuta, eh? Yeah. E succede questo. Le 2 ragazze riescono infine a passare, perché ci siamo trovati una sera in 4. Io, la Rachele, la Marta e Fabio Perfetti di Serravalli, che è anche vice sindaco da Becchio,
Bravissimo. Le due ragazze riescono a passare e se le sento urlare: ah, grande, 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 bello, grande. E io questa emozione l'ho già avuta, ma avevo proprio la contentezza di averle regalate a loro. Loro di là erano ormai in piedi sul buco, hanno fatto, a quel punto avevano le mani libere per aprire di più, e anche io e Fabio siamo passati. Io entro, dico: ragazze, vi ho portato dove l'uomo mai mise piede, e guardavamo questa sala. A quel punto Fabio si butta su uno scivoletto in un'altra fessura e dice: qui c'è un'altra sala, c'è un paio di forbici. Porca mia, proprio mentre dicevo che l'uomo non aveva mai entrato lì, un paio di forbici. Questa è la sala dove è stata trovata le forbici. Un'altra sala, un'altra sala, insomma sono adesso 120 metri. Questa è la foto di noi quattro quella sera appena entrati. Vedi, non siamo vestiti da spello, eravamo da scavatori praticamente. No, no, no. Vedete che sono arrugginite? Sì. E dopo ho fatto delle ricerche in rete a casa. Fanno parte di un kit, di un set da sarto del metà 800, fabbricato in Inghilterra. Mentre Fabio mi fa morire di bocca la parola, mai un uomo entrò qui, Rachele si infila su un altro buco, gratta un po' di terra. Qui c'è un altro paio di forbici, simili a queste, un po' più piccole, stesso modello. E allora ricordo che Fabio ha detto: sai, loro qui nel Pesaresse sono molto più informati sulla famosa banda Grossi, ci hanno fatto anche un film. Quando il Regno d'Italia e i piemontesi arrivarono e tolsero al Vaticano le Marche, non è che fu tutta gloria come magari ci hanno detto a scuola, il Risorgimento, c'erano forti resistenze. La banda Grossi, che erano dei delinquenti, penso, si sono dati a quel punto un'aurea anche di, da Robin Hood, di Salvatore, pro Vaticano, perché la gente era cattolica. E poi il Stato piemontese aveva messo la coscrizione obbligatoria, quindi a soldare dei giovani che anziché andare a far soldato andavano per la macchia, e era diventata grossa la banda, faceva scontri armati, eccetera. E perché dopo questo ho trovato in rete gli atti del processo del 1864, e uno dei sette fondamentali, non dei giovani avventisti, della banda era un sarto. La grotta più vicina, la fontana più vicina a quella grotta lì si chiama Fonte di Grosso. Banda Grossi, Fonte di Grosso, sai, i nomi si tramandano. Sì. E ma se noi ci abbiamo messo dei giorni e scavare metri per entrare, come hanno fatto? Allora, immaginate questa la volta della grotta, no? Ho visto che c'era un mucchio di terra che su un punto più basso andava a morire nella roccia, ci ho messo sul bastone e il bastone è andato fuori, loro entravano giù così, poi per qualche motivo l'hanno tappato, non saprei. Perché loro stavano nella vicina grotta dei Presciutti, che è bella, illuminata, un altro. Però questa è una ricostruzione, naturalmente, sì. Non ci sono le prove. Secondo me, e siccome io sugli atti del processo, nelle testimonianze di un sopravvissuto, c'è che loro si rifugiavano nel Catria e nel Nerone. Al Nerone, senza strade o altro, a 1200-300 metri di quota, qui era un buon posto. Se però c'era un allarme, si buttavano nella grotta vicino a questo buco sopra, bastava una pelliccia d'erba, chi li trovava più. Quindi secondo me ci sono andati saltuariamente o anche una volta sola, e il sarto si è perso ste due forbici, che ne so, che ti devo dire. Sono rimasto incastrato due volte, non so se ti ho raccontato quella in cui ho lanciato il mazzolo e lo scalpello troppo lontano da me, o quando mi sono buttato di testa in una... Penso quella, secondo me.
quello era molto all'inizio, con poche esperienze, molto poco senno. Oggi come oggi, una fessura che non conosco, prima ci vado di piedi, perché uscire è più facile. Quella volta dico, va, fammi vedere dove va. Poi ero anche molto agile all'epoca, mi basta un po' sì per fare la capriola. Invece sto buco, metro dopo metro, sempre un pochino più stretto, e andava in discesa con quell'argillina scivolosa. E a un certo punto mi sono trovato braccia avanti, che non andavo più avanti, ma riuscivo neanche a tornare indietro. È stata una stupidata, ero solo. Non telefonavo, non avevo abitudine di comunicare, di telefonare, rischiato. Ho fatto una specie di, dopo tentativi di sforzo, ho fatto una specie di training autogeno, allora andava di moda sta parola, del condizionarti, dire adesso sta buono, una specie di sonno, sta buono. La forza, visto che la forza non ci contava niente, contava più fare una cosina giusta, guadagnavo qualche centimetro dietro, poi gonfiavo i polmoni per non riscivolare giù, poi con pazienza qualche altro centimetro. Ore? Ore, sì. Da allora non sono più entrato di testa in una buca in discesa, sempre di piede, giù qualche metro, poi dico fammi vedere se da qui vado su bene, ancora un pezzettino più avanti. È stata una bella abbrusticata mentale, ti rigira sempre sulla testa. Quindi faccio le fessure, ma le faccio con più prudenza e sapienza, perché dopo ho fatto la speleologia alle trafile, ho fatto i corsi, sono diventato istruttore. La speleologia fatta come deve essere fatta c'ha rischio pressoché zero. Non abbiamo incidenti. Passano gli anni in cui non c'è l'incidente mortale, mentre invece spello subito, ci lasciano le penne più facilmente. Oppure la valanga in esterno. L'incidente di grotta è raro, ecco, perché noi non dobbiamo dimostrare che siamo bravi, non siamo alpinisti all'ingiù. Il rocciatore, l'alpinista, ha la sfida e deve dimostrare che è bravo. Quindi usa la corda come sicura, se eventualmente cade, comunque prende dei rischi. Noi no, per noi la corda è il mezzo per andare. Se lì c'è il burrone, io prima ci metto un bel corrimano per andare sull'orlo in tutta sicurezza, assicurato, la mia corda che mi regge 2 tonnellate col discensore, di là c'ho i materiali, il rischio è zero. Quando hanno paura dell'abisso, io dico guardate che è un bluff, dovete solo stare attenti. È molto più pericoloso quando venite qua col volante della macchina, dosarlo e fare la curva, che non fare clic con un moschettone. È facilissimo fare clic, lo devi fare se no muori, però fai clic col moschettone e sei sicuro. E sai, vivendo così nella natura, certi aspetti pratici. Io non sono un ambientalista teorico da ufficio, mi piace che mi si chiami naturalista. L'ambientalista da ufficio ti potrebbe dire che siamo in un ambiente incontaminato, in una faggeta, manco per cavolo. Qui non c'è un vero albero, questi sono tutti polloni rivenuti dalle ceppaie di un trattamento aceduo del bosco. Io descrivo, non, certo. Non faccio enfaticamente lodi oppure critiche, descrivo, mi piace descrivere asetticamente, e siccome provamo la natura, conoscere ti fa diventare ambientalista e protezionista automaticamente, secondo me. È la conoscenza che ti fa diventare protezionista e ambientalista, non tanto le teorizzazioni. No.
dove andremo a finire, finirà il mondo, cazzate. Il pianeta se ne frega di noi, va avanti. Anche la nostra specie va avanti, avrà crisi, migrazioni, guerre, ma... Questo fa parte, le si trova nelle rocce qui, no? Uh-huh. Ammonite. Questi hanno dominato i mari per 150 milioni d'anni più. Poi si sono estinti insieme ai dinosauri 65 milioni d'anni fa. Noi li ritroviamo negli strati, questi hanno, questo ha circa 180 milioni d'anni. E le rocce raccontano storie, se tu le leggi, no? La montagna con la grotta da scoprire condensa questo ignoto che tu devi scoprire. Se ci pensi, oggi i satelliti ti fotografano tutto. Qua sopra vedono anche questa nostra tenda, vedono tutto. E non c'è più niente. Le vette sono state tutte scoperte, i deserti attraversati, eccetera. Rimangono due frontiere. Gli abissi marini, fuori della mia portata, e le grotte. E le grotte sono tante, sai perché? Lo sappiamo anche con delle congetture matematiche. Mano a mano che ne scopriamo, la linea, la facciamo logaritmica, dovrebbe, tu ne scopri, quindi ne scopri sempre meno, no? Se la linea rimane costante, vuol dire che abbiamo appena scalfito la quantità di grotte che esistono. Non so se ho reso l'idea. Sì. Ne abbiamo scoperte solo una minima parte e quindi c'è tutto un... E siamo ormai, solo quelle catastate sono, dato aggiornato non l'ho visto, quando ho fatto sto libro erano 25.000 chilometri, adesso saranno 30-40.000 chilometri, già nei vari catasti, perché le regioni hanno un catasto delle grotte in cui vengono registrate con un nome, con una sigla. E con queste 30-40.000 grotte già note non abbiamo scalfito la quantità totale che esiste, perché la retta rimane costante. Funziona anche c'è anche un aspetto. Quando ti trovi, intanto per conoscere te stesso, i tuoi limiti, quanto sei coraggioso, che non lo sapevi, quanto non lo sei, e quanto la persona con cui vai è importante, fondamentale. Quando ti trovi al freddo a centinaia di metri di profondità, tu le sai leggere le persone. Lui, se tu ti fai male, è qui e ti aiuta. Anche lui mi sa di no. Conosci veramente le persone nella difficoltà, nel freddo, nella fatica. Questo è uno dei, nell'esplorazione estrema a centinaia di metri di profondità, dopo a tante ore dall'ingresso, anche questo fattore di conoscenza, di intimità, di fiducia in cui riconosci nel compagno, secondo me è un valore molto forte. Perché ci sono speleologi che non lo sentono tanto, io sento molto l'elastico, è una metafora, non l'elastico. Tu entri, poi scendi in profondità, l'elastico diventa sempre più teso, nel senso che vuoi tornare fuori. Io lo sento, cavolo. Poi ho sempre un po' recitato, siccome ero considerato, ero il più anziano, perché ho cominciato un po' tardi, e l'esperto, mai confessato che vedevo l'ora di tornare fuori, sempre mai devi un pochino recitare, no, se fai la guida. Ma io questo elastico che tira fuori lo sento, dopo quando sei 10-20 ore lì bagnato, eccetera, il riconoscerci, il sentire l'amico, il sentire quello di cui ti puoi affidare, il valore dell'amicizia, il valore della fiducia, questo sperimentata mi sembra una cosa molto molto importante.